presentato per quanto riguarda l'efficienza del marchio AkzoNobel e il sistema ecologico e il rispetto per l'ambiente. La nostra produzione, diciamo, è leader per quanto riguarda il rispetto dell'ecologia e di prodotti nuovi, tecnologicamente avanzati, che lasciano una catena molto più corta nel consumo di materiali, con prodotti più validi nel tempo. Abbiamo dei prodotti che possono soddisfare questo tipo di problematica, anche perché nelle case nuove vengono aperte ben poco, quindi c'è poco scambio di aria, e quindi perché tutti lavorano, il tipo di costruzione con una cubatura molto bassa lascia questo fenomeno di condensa molto presente. Una giornata interessante con un convegno molto dinamico, interventi brevi, non troppo lunghi, non pesanti, e alla fine anche con un buon dibattito, cercando di trasmettere nella platea, secondo me, di lasciare qualcosa in ambito di progettisti, qualcosa al futuro. La vecchia progettazione italiana lasciava degli edifici con dei valori dal punto di vista architettonico. Questo modo di costruire, soprattutto negli anni 70, che è stato molto lineare e geometrico, non ha lasciato niente ai posteri.